Ben tutti scrivieri e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo in un tutorial, nel tutorial su come installare le mod di Minecraft. Funziona soltanto sul computer e sulla Bedrock, cioè è sulla Java Edition, quindi se provate sulla Bedrock non funzionerà, funziona soltanto sulla Java, solamente sulla Java, quindi questo metodo è soltanto per la Java. Allora, questo qua è il metodo che uso io. Allora, noi dobbiamo andare su Google e cercare CurseForge uguale. Ho attaccato tutto staccato, dipende. Noi dobbiamo premere qua. E poi a seconda del caso la dobbiamo. No, noi vogliamo mettere le mod di Minecraft. Ci clicchiamo. E qua ci sono tutte quante. Però noi dobbiamo anche installarlo. E come. Qua da app forge maledizione sarebbe curse forge, dobbiamo cliccare là sopra e scarica per Windows, oppure se avete il Mac per macOS. Poi lo dovete installare in file.exe, dovete fare tutto quanto è, e una volta installato vi apparirà questa iconcina piccolina, si chiama, che è curse forge. Si aprirà questa schermata dove qua ci sono tutti quanti i giochi dove si possono mettere mod, cioè Minecraft e altri giochi, molti, vabbè, non sono molti, però comunque sono abbastanza. Noi dobbiamo cliccare su qua Minecraft. Io qua tengo, vabbè, tutte quante già le mod, tengo installate con l'Optifine, la Dismission, Attack on Titan, vabbè. E qua tutto, quando qua c'è la Scarabcraft modded, che ragazzi ha un botto di mod, 32 mod, e guardate quante, cioè sono troppe, sono, ne aggiunte anche altre, cioè troppo raga, troppo. Poi c'è questo qua che è della Traincraft, che non porterò, e qua poi si apre tutto quanto. Noi cosa dobbiamo fare? Ah, se vogliamo creare un profilo con tutte le mod che vogliamo installare, dobbiamo premere custom, create custom profile, clicchiamo qua, possiamo scegliere l'immagine, change image, mettiamo, che ne so, dove sono le immagini YouTube, mettiamo tipo la mia skin della Mongoose, cioè mettiamo tipo questo. Dobbiamo scegliere la versione, tipo no, vogliamo aggiungere la varietà, ci servirà 1.12.2. Dobbiamo mettere o Forge o Fabric, però è meglio Forge. Dobbiamo mettere sempre Forge, vabbè, la versione non ci frega. Mette create questa, ne dobbiamo cliccare, possiamo installare l'Erus Pack, Maps e mod, le mappe anche. Poi dobbiamo premere add more content e qua ci sono tutte quante le mod. Tipo non ne vogliamo mettere, che ne so, la mod cerchiamo una mod bella, qua ragazzi si deve caricare, Biomes of Land, no, vediamo, no, una mod carina, questo knit, questo, dai, dobbiamo avere, qua ovviamente escono tutte quante le mod di questa versione, quindi della 1.12. devo premere installa e questo fa tutto da solo. Poi noi dobbiamo andare su play e ci fa entrare a Minecraft Launcher, non so come l'ho detto, ci fa entrare a Minecraft Launcher. Aspettiamo, questa qua dobbiamo mettere, gioca, se questo vabbè non è importante, tanto non giocate multiplayer. Poi se volete giocare in multiplayer dovete dare il profilo ad un'altra persona che vi dirò come si fa. Qua possiamo anche disinstallare e attivare, tipo apriamo questo e si disattiva, apriamo questo e si disinstalla. Poi si aprirà questa schermata, tipo in questa mod ce ne sono 7 mod in una, di solito ce ne stanno quasi sempre 7. Poi vabbè, se la Scarabcraft moddata, vabbè, ci sta pure la mod di SCP con tipo 92. Ah no, sono 5. No. Ok, no. Allora, mettiamo questo così.
linguaggio, vabbè, mettiamo italiano, così abbiamo capito un po' di più, no? Giusto per voi lo faccio, io lo faccio per voi. Aspettiamo che si mette. Non ci metterà troppo. Ok, fatto. Mo sul giocatore singolo, creiamo un nuovo mondo, lo chiamiamo ciao, acceso, ciao. Mettiamo in creative e creiamo un mondo. Non ci ho messo i trucchi perché tanto poi lo eliminerò. Povero mondo. È nato. Vabbè, sti cavoli. È un mondo normalissimo, no? Ok, guardate là, ci dovrebbe stare una piccola. Oh, ma perché non. Ah! Aspettate che lagga molto. Guardate! Voilà, ci sono. Pensavo che non funzionava, quindi dovevo rifare il video. Calamaro 100%. E qua non ci sta niente. Niente. Ah, noi possiamo anche ritornare. Mod option, qua lo possiamo anche disinstallare. Sì, disabilitare anche. Guardate, qua ci sono tutte onde della vita. È molto utile quando magari siamo in caverna e vediamo quella cosa, la carina e ragazzi, ci avverte. Guardate che carina la mongus. La mongus. Allora, noi adesso cosa dobbiamo fare? Ah, vi devo vedere intanto come si condivide un profilo. Ah, noi dobbiamo andare qua. Questo. Open folder, questo tutto quanto mi pare, perché da tantissimo tempo non lo faccio. Oppure più, no, così dovete mettere questo. No, export profilo, sono stupido. Package, vabbè. Aspettiamo, ragazzi, io sono stupido perché non mi sto a ricordare che si doveva esportare. Aspettiamo che si carica la mod, anche se basta. Ecco, infatti. Ok, export. Noi lo vogliamo mandare, ecco qua, di qui, questo, ok, lo esportiamo e l'abbiamo esporto in un file zip e basta, override, config e voilà. Qua ragazzi c'è tutto quanto, noi cosa dobbiamo fare? Tipo, lo dobbiamo condividere su Discord, condividere su Discord, su Capitan Feffe. Cosa dobbiamo fare? Questo e copia e lo inviamo, lui scarica. Guarda, lui scarica, lui devi scaricare. Poi senza chiudere l'app, sono stupido. Dobbiamo mettere create new profile, create import, devo mettere import e dobbiamo trasportare questo. Il file ignora, noi dobbiamo premere, non ce ne deve fregare niente. Adesso che l'abbiamo importato, non è vero, non c'è per niente. Questo, oh, e voilà, ce ne sta un altro, che bello. Ovviamente si cambia anche le cose. Delì, eliminiamoli. Adesso voi vi chiedete, ma come si fa però ad installarlo da Google? Adesso vi faccio vedere. Dobbiamo cercare intanto Forge Mod, e qua Mod Course Forge, dobbiamo mettere qua tutto bello. E qui sono tutte quante le mod. Però noi dobbiamo stare attenti ad una cosa. Ovvero che deve essere compatibile con la versione. Tipo no. No, non me ne frega, non chiudi. Tipo no, questa qua è la bussola della natura, vogliamo aggiungere. No, perché là l'abbiamo trovato, però diciamo. Voi stelle da qua. Come vedete è 1.18. No, noi dobbiamo andare nessuna immagine dello schermo, né problemi, né fonte, né relazioni, ma file. Anzi, file. Si metterà un po' di tempo perché è lento. Guardate qua sotto, qua sotto, qua sotto, qua sotto, qua sotto. C'è la 1.4. Ma da quando? Ah, sì, è vero, ragazzi. Ho fatto un big fail perché si deve installare proprio dall'app questa mod. Mettiamo tipo biomi in abbondanza. Mettiamo questo, biomi in abbondanza. Oggi, ragazzi, troppi fail. Mettere file. Vediamo se qua c'è. No. 1.18. No, non è per la 1.18. Anzi, intanto noi cerchiamo una mod. Oh, lo scalpello credo che ci sta. Ok, devo mettere file, sempre file. Ecco, questa è già l'1.12. Devo mettere file e basta. Tipo, no, noi vogliamo scaricarla per la 1.10. Scarichiamo, devo mettere install with core, quello. Poi, oppure qua, se già questo.
installa with Forge Map. Noi possiamo scegliere tra creare un nuovo profilo oppure metterne uno. Noi mettiamo questo qua, lo mettiamo sulla fornitura, su Furniture. Noi mettiamo e voilà. Ecco. E voilà, e ci sono. E c'è la mod potentissima. Allora, ragazzi, questo tutorial è durato 10 minuti, secondo me è più che buono. Poi, ragazzi, ovviamente ci saranno altri tutorial su proprio le mod, anche recensire le mod, potrei. Quindi, noi, ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Quindi, ciao ragazzi!